Abbiamo più volte descritto anche nelle nostre pillole, nei nostri articoli, che alcune tematiche come la esofagite eosinofila, spesso scambiata per reflusso, l'asma, i polipi nasali e altre patologie sono correlate ad una situazione in cui, pur essendoci una presenza di immunoglobuline specifiche anche per gli alimenti, non rispondono queste malattie al trattamento diciamo che controlla le immunoglobuline E. Quindi c'è un tipo di infiammazione differente. Questo vale anche e soprattutto per la dermatite. In molti casi di dermatite atopica noi abbiamo una presenza di immunoglobuline E specifiche per alcuni alimenti che però non servono assolutamente a nulla, ci andiamo a trattarle con farmaci che inibiscono le immunoglobuline E e non succede assolutamente nulla. Questa infiammazione, oggi molto meglio conosciuta, si chiama infiammazione di tipo 2 ed è collegata ad esempio ad alcune interleuchine, la interleuchina 13, che stiamo tra l'altro studiando come presentare perché potrebbe essere uno degli elementi da approfondire nel prossimo futuro. E che quindi spiegano perché in realtà di fronte ad una situazione che è infiammatoria, potenzialmente allergica, gli antiallergici non funzionano. Bisogna ragionarci in maniera più sistemica, differente, capendo che cosa sta agendo per davvero in quell'organismo. Nella nostra pratica clinica noi lavoriamo proprio per andare a studiare quali sono gli elementi nella nostra alimentazione che chiamiamoli collaterali, che portano ad incrementare questo livello di infiammazione. C'è un articolo effettivamente, è un articolo che è stato effettuato, studiato, tra l'altro pubblicato nel luglio del 2022. Sul British Medical Journal Open Gastroenterology, quindi una rivista di altissima stima e su cui esistono dati precisi, in cui si è visto che nelle persone stomizzate, cioè persone con delle malattie intestinali operate chirurgicamente, si è potuto analizzare in maniera estremamente dettagliata che le immunoglobuline G alimento specifiche, cioè quelle che crescono in relazione alla quantità di alimenti che vengono utilizzati, hanno una relazione diretta, cioè esiste davvero una relazione diretta tra il livello di infiammazione presente in quell'organismo e l'aumento delle IgG alimentari. Nel caso specifico significa che le condizioni che possono generare anche di tipo chirurgico, che possono determinare una infiammazione, contribuiscono effettivamente alla partecipazione alimentare di questo processo. Questo fatto, questa crescita delle IgG correlata con IgG alimento specifiche e correlata ad un incremento di infiammazione, ci spiega in modo molto preciso, va a confermare quelli che sono gli studi che il gruppo di Jack Lab da anni sta facendo proprio nella relazione tra aumento delle IgG alimento specifiche legate all'aumento anche dell'introduzione alimentare o all'eccesso alimentare di determinati cibi e l'infiammazione. Ed è il motivo per cui fondamentalmente noi andiamo a studiare qual è il profilo personale di ogni bambino con la dermatite, di ogni adulto con la dermatite, per capire che cosa sta mangiando, non perché abbia necessariamente un'allergia, ma perché esiste un'infiammazione che sostiene lo stimolo reattivo a livello cutaneo, che può essere legato ad altri aspetti che non sono necessariamente l'immunoglobuline E. Quindi misurare, misurare, misurare. Misurare molto meglio che supporre, e quello che riusciamo a capire è che attraverso una personalizzazione, quindi test per me o un recaler, 2.0, ad esempio, per verificare questo stato di cose, consente di avere delle modalità precise per intervenire su questo problema, perché il buon senso a volte non basta.